Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay. Oggi giocherò insieme a voi un titolo molto discusso, ovvero Darkfall Unholy Wars, il seguito dell'originale Darkfall datato 2009. Questo titolo è molto conosciuto agli amanti degli MMO, soprattutto Sandbox, specialmente per il suo sviluppo travagliato e anche perché questo titolo prometteva di essere il nuovo Ultima Online, quindi ricco di feature da Sandbox. Libertà di azione, full loot e full PvP. Diciamo che quando il titolo è uscito ha soddisfatto maggiormente chi cercava un full loot e un full PvP, appunto. Darkfall è basato interamente sul PvP. La principale mancanza. Oddio, cos'è sto logo? Boh. Dicevo, la principale mancanza di Darkfall è stata l'assenza di uno skill cap. Ovvero il limite massimo di skill per un personaggio, come succede su Ultima Online o Mortal Online, per dire un altro gioco. In pratica, questo skill cap serve a non permettere a ogni giocatore, ogni personaggio, di specializzarsi in tutto, cosa che invece succede su Darkfall. In questo modo, si va a compromettere la natura sandbox del titolo, la cooperazione fra i giocatori, il mercato e tutta questa roba collegata. Allora, Darkfall Unholy Wars è uscito l'anno scorso, nel 2013, ha una veste grafica rinnovata, è più pulito, ha una profondità di campo maggiore, anche se il dettaglio non è molto elevato come potete vedere, le animazioni sono un po' quello che sono. E ci sono ancora dei suoni che sembrano provenire da una console 8-bit. Volete un esempio? Ecco qui. Prima di tutto andiamo a vedere l'editor del personaggio. Ok ragazzi, eccoci nell'editor. Possiamo notare già che le razze sono state ridisegnate, rifatte. Un po' per adattarsi al gameplay, vediamo i merchant, i classici umani, gli orchi che sono dimagriti brutto, i nani che sono stati allungati, non so come, Mairin, ok, questi sono i classici elfi e gli alfari, ovvero gli elfi oscuri. Madonna se sono peggiorate però le skin delle razze. Boh, a me non piacciono, a voi? Vediamo. Possibile personalizzare il tipo di testa tra pochi modelli disponibili. Possibile renderlo inizialmente o maschio o donna. Poi si può scegliere il colore della skin, il colore dei capelli. Un determinato numero di visi, cambiano sostanzialmente le cicatrici, sì, solo le cicatrici e i tatuaggi, e il tipo di capigliatura. Oltre a questo c'è poco altro, c'è da mettere il nome, il cognome e crearlo. Insomma, una personalizzazione decisamente povera rapportata agli standard degli MMO odierni. Non è questo il punto di forza di Darkfall. Quindi andiamo a vedere il gameplay vero e proprio. Ok ragazzi, rieccoci in game. Allora, inizio subito con le cose che non mi sono piaciute di questo nuovo Darkfall. Premetto che ho giocato pochissimo, queste sono le prime ore di gioco. Ho comprato Darkfall Unholy Wars su Steam a 3€ sfruttando la promozione dei saldi estivi. Se lo volete comprare appunto su Steam è ancora disponibile a un prezzo molto basso, 4-5€ circa. Questo titolo inoltre prevede un abbonamento mensile che è un mese incluso nel costo del gioco, quindi se lo comprate a 5€ potrete giocare gratuitamente per 30 giorni, dopodiché si paga 15€ al mese, che è una cifra abbastanza elevata. Allora, dicevo, non ho giocato molto a Darkfall Unholy Wars, quindi non ho capito bene molte differenze rispetto al primo Darkfall, ma non mancherò di creare nuovi video in cui le spiego maggiormente. Allora, iniziamo dai difetti.
Allora, questa barra centrale che segna la vita, le azioni, è veramente troppo invasiva, a mio parere. A volte non permette nemmeno di mirare decentemente. E mi sa che non si può nemmeno levare, però correggetemi se sbaglio. Inoltre, la nuova interfaccia la trovo veramente troppo confusionaria. Poi le icone sono minuscole. Ci sono tanti sottomenu. Insomma, devo ancora capire bene come funziona. E un'altra cosa che mi piace poco è l'inventario. Oddio, è orribile. Preferivo quello in stile Ultima Online del primo Darkfall. Invece qui c'è solo una linea e è tutto ammucchiato così. Non mi piace per niente. Invece il gioco mi ha impressionato positivamente, innanzitutto perché graficamente è migliorato, è più pulito, mi sembra anche più leggero. Vediamo un po' l'interfaccia, come funziona. Allora, abbiamo l'inventario che vi ho già spiegato che è questa barra qua sotto. Oddio, perché si chiude tutto? Questa è la schermata delle skill che potremo aumentare. Al costo di questi punti, in questo modo, questi prowess point, che non ho ancora capito bene come si ottengono, penso giocando normalmente. Poi abbiamo, vabbè, la chat, la mappa di gioco, che inizialmente è totalmente scura, bisognerà scoprirla. Ci sono tanti punti di interesse che sono villaggi di Gilda, abbiamo i castelli di Gilda, le zone PvE come queste, tutto attorno all'area iniziale. Poi abbiamo il mercato, ma non si leva sta cosa, ok. No, non riesco a togliere la schermata delle skill, ok. È troppo confusionario sto menu, forse sono io un po' scemo però. Ok, questo è il mercato, con tutta la roba in vendita. Va bene, niente da dire. Schermata delle skill. Schermata del personaggio con le varie statistiche. Anche queste aumentano con questi punti prowess. Sì. Poi abbiamo, vabbè, la lista amici. Questi sono tutti i possibili obiettivi del gioco che si sbloccano eseguendo varie azioni che vanno dal raccogliere risorse all'esplorazione, crafting, più PvE, eccetera. Ah, ecco, queste azioni, ognuna di queste azioni dà i prowess point da usare poi per le skill e per le statistiche. Ok, e fino a qui ci siamo. Ho imparato anche una cosa nuova insieme a voi. Perfetto, possiamo chiudere. In alto a sinistra abbiamo una piccola guida delle missioni, le quest. Io ho appena iniziato, come ho detto, quindi ho già delle missioni che mi hanno guidato mano a mano nel gioco, mi hanno fatto capire come si gatera, come si raccolgono le risorse. La missione attuale vuole che raccolgo un altro po' di cotone. Ok, andiamo. Allora, in Darkfall, oltre al PvP, PvE, crafting e le solite robe da MMO, ci sono anche altre feature interessanti. Allora, ci sono le navi, la possibilità di navigare, c'è l'housing. La possibilità di creare villaggi di Gilda, ci sono gli assedi, insomma, il gioco è molto ampio e anche Anno Rewards, come il primo Darkfall, è molto incentrato sul PvP. Allora, attualmente sono in un'area protetta, quindi non possono attaccarmi. Mi ricordo che sul primo Darkfall, già appena uscito dalla città iniziale, venivi segato a manetta. Specialmente nei punti, negli spawn point dei mostri iniziali. Ok, missione completata. Notare che mi indica anche il progresso degli obiettivi.
che ora devo craftare wood. Ho notato con piacere che l'arrivo su Steam degli sconti, del prezzo molto ridotto di Darkfall ha portato molti giocatori su questo gioco. Un titolo che secondo me vale perché si differenzia molto dai soliti MMO. Ovviamente abbiamo anche delle mount, svariati tipi di mount e anche la possibilità di combattere a bordo di queste mount. Perché non sale sul gradino normalmente? Questa è la forgia, quindi no. Oddio. Ok, workbench. Bene. Ma perché non si chiude tutto con l'ESC? Quanto è fastidioso. Ai nuovi arrivati, ai giocatori nuovi, vi hai dato parecchio aiuto. Vengono dati un sacco di oggetti abbastanza utili per iniziare, oltre alle quest di tutorial. Quindi diciamo che l'approccio con i nuovi giocatori è abbastanza... È poco traumatico rispetto al passato. Cosa devo fare? Perché mi serve un gold per craftare un wood? Madonna. Ok, craftiamo. Perfetto. Ora devo smeltare un lingotto di ferro. A me piace molto anche l'atmosfera di Darkfall. Soprattutto una cosa che amo dei giochi come questo, in cui non ci sono i livelli, ma ci sono le skill che salgono in base a cosa fai. È che non... tutto il gioco è endgame, non ci sono le zone endgame date dal livello massimo, come può essere in un WoW, in un Guild Wars. Cioè, mi piace perché ogni zona è viva, è dinamica e non è solo di passaggio come nei giochi classici theme park. Quindi poi voglio capire perché mi chiede i gold per il crafting. Vabbè, vendiamo qualcosa. Ciao. E ci siamo. Non l'ho già fatto. Perché funziona? No, perché devi interrompere? Ma non ha craftato? Madonna, si sta aprendo tutto qua. Va bene, dai, andiamo a vedere un po' di combattimento PvE, come funziona. Il PvP ve lo farò vedere più avanti, in un prossimo video. Ok, diciamo che da quanto ho capito, nel primo Darkfall era possibile fare tutto, quindi guerriero, mago e arciere. Invece qui su Unholy Wars bisogna in qualche modo specializzarsi, perché non è possibile fare tutto al massimo del livello. Questo che è, si è bloccato. Cioè, non è possibile fare tutto al massimo delle potenzialità. Quindi bisogna prediligere una cosa rispetto alle altre. Ora, non so se ho detto una cazzata, in caso correggetemi. Come dicevo prima, Darkfall è un gioco abbastanza vasto, quindi parlare con cura ad ogni dettaglio è un po' difficile se non si conosce appieno il titolo. Ok, equipaggiamo, vediamo l'arco. R. È possibile avere sia la prima che la terza persona? Un altro giocatore è quello. Oddio, ricordo quanto era bello nel primo Darkfall uccidere la gente a questi spawn iniziali. Mancata. Vabbè, non glielo freghiamo. Ok, cambiamo arma, prendiamo la spada. Si swinga con il mouse normalmente. È possibile anche cambiare il tipo di attacco con T, rendendolo un attacco dall'alto. Con V andiamo in parata. Ovviamente ci sono svariati tipi di armi, sia una mano che due mani, ci sono anche gli scudi. Ok, dai. A sinistra notiamo gli obiettivi che si vanno completando man mano.
Ok. Ora possiamo raccogliere le risorse dai mostri morti. Oh, perfetto, un po' di denaro. Sì, questo inventario però è orribile. Almeno un po' più grande lo potevano fare. Proviamo a usare un po' la staffa da mago e il suo bellissimo effetto. Olle. Direi di iniziare a indietreggiare, anche perché ci stanno aprendo. È possibile anche usare le magie, se mi ricordassi come. Ok, apriamoci. Vieni qua, vieni. No, perché non usi l'arma? Ehi, non posso morire contro un goblin, eh? Oddio, via 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 via. Mi sento proprio un hub. Dove sei? Dove sei? Ah, sei ancora lì. Scappa, scappa, muori. Muori. Nell'inventario possiamo vedere anche lo stato delle armi, la durability. Ok, vediamo cosa aveva questo goblin. Mi facesse guarda, oh, quanti soldi. Ovviamente il gioco, essendo un full loot, è meglio andare sempre a depositare la roba quando si combatte. Magari ora no, perché non c'è il PvP in quest'area, è protetta. Bene ragazzi, direi che ora questo è tutto da questo primo sguardo di Darkfall Unholy Wars. Spero che vi sia piaciuto. Io questo gioco sento di consigliarvelo, anche al prezzo di 5 euro. Anche se è un solo mese incluso, vi permette di provarlo a fondo. È un MMO diverso dal solito, secondo me merita. Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Non mancherà un nuovo video di Darkfall Unholy Wars, come ho già detto. Alla prossima ragazzi. Ciao.